si contendevano un posto auto, per questo si è arrivati al lancio di mannaie e colpi di pistole. È accaduto ieri sera a Vittoria, due persone denunciate dai carabinieri. Resterà dove attualmente, nel carcere di Caltagirone, Davide Corallo, accusato di aver ucciso Peppe Lucifora, respinta dal riesame la richiesta di scarcerazione. Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassia, al terzo posto dell'annuale classifica di gradimento redatta dal Sole 24 Ore, oltre il 50% dei ragusani lo rivoterebbe. Cambio al vertice del Ragusa Calcio, il dopo D'Amico si chiama Giacomo Puma, giovane imprenditore di 32 anni, sarà lui a guidare gli azzurri verso un obiettivo di tutto rispetto. Salve a tutti e ben trovati con l'informazione di TG74. In apertura un'ampia pagina di cronaca. Iniziamo dalla sparatoria di ieri a Vittoria. Tutto, pensate, è nato per futili motivi, come un posto auto conteso tra vicini. Tanto è bastato a provocare il lancio di una mannaia e l'esplosione di quattro colpi di pistola. Fortunatamente nessun ferito. Sul posto i carabinieri, che hanno denunciato due persone. Sentite. Vittoria, città di comizi, visite istituzionali da parte di ministri e anche sparatorie. L'ultima quella di ieri sera. Colpi di pistola esplosi per futili motivi. Alla base un diverbio tra dei vicini di casa nello stabile di Palazzine che costeggia la stradale per Acate. Il tutto alla vigilia quindi della visita istituzionale di oggi pomeriggio della ministra all'istruzione Lucia Azzolina, già da qualche giorno in Sicilia. La sua presenza è stata fissata per pomeriggio nella scuola di Portella della Ginestra, vandalizzata proprio nel giorno del ricordo dei giudici Falcone e Borsellino. Ma tornando a quanto accaduto ieri intorno alle 21, solamente nelle ultime ore è stata fatta luce sulla vicenda terminata con due denunce da parte dei militari. Carabinieri intervenuti a seguito di una segnalazione di un cittadino di aver udito alcuni colpi di arma da fuoco. I militari dell'arma, giunti immediatamente sul posto, hanno ricostruito la dinamica dell'evento, scaturita al culmine di una lite tra vicini per questioni legate all'occupazione di un posto auto. In particolare è stato accertato che il 37enne lanciava dal balcone della propria abitazione una mannaia dalla lunghezza di 50 cm circa all'indirizzo del dirimpettaio 43enne, il quale era fortunatamente riuscito a schivare l'arma bianca. L'uomo 43enne non avrebbe accettato tale affronto, contraccambiando all'attacco appena ricevuto. Per questo ha deciso di prelevare dalla propria cassaforte una rivoltella per poi puntarla contro l'abitazione del 37enne. Attimi di paura che hanno preceduto l'esplosione di quattro colpi d'arma da fuoco. Solo per miracolo gli spari non hanno fatto registrare alcun ferito. A riscontro di quanto ricostruito, anche grazie a numerose testimonianze raccolte sul posto, nel corso delle relative perquisizioni domiciliari sono state rinvenute e sottoposte a sequestro le armi e quattro bossoli calibro 38. Inoltre, i carabinieri della stazione di Vittoria hanno proceduto al ritiro di un fucile e di oltre 100 cartucce di vario calibro, tutte legalmente detenute dall'uomo 43enne. Ancora a Vittoria il mistero dei due ragazzi morti nel giro di una settimana. L'ultimo domenica scorsa, un ragazzo di 32 anni trovato cadavere a casa. L'altro caso risale invece a 7 giorni prima, con un altro giovane morto dopo essersi presentato in guardia medica. I due sembra si conoscevano ed entrambi sarebbero morti per cause naturali. Sentite. Sarebbe morto per cause naturali il giovane vittoriese trovato senza vita domenica nella propria abitazione. Si tratta del secondo giovane morto nel giro di una settimana. Il 32enne è stato trovato morto in casa da alcuni amici con cui avrebbe dovuto trascorrere la serata. Da quanto si evince, il giovane abitava con i suoi genitori, ma al momento del decesso non erano presenti. È stato sottoposto a visita del medico legale in quanto stava male e soffriva di diverse patologie, che lo obbligavano ad assumere molti farmaci, ma non ha potuto fare altro il medico che constatare le patologie di cui soffriva e confermare l'arresto cardiocircolatorio.
il giovane si sarebbe dovuto sposare mese prossimo. Una morte che collega il giovane della settimana scorsa, secondo quanto riferito da un testimone, dopo aver avvertito un malore, sarebbe stato accompagnato nei locali della guardia medica per essere sottoposto alle cure. Solo che, sempre secondo questa fonte, le sue condizioni sarebbero peggiorate, per cui sarebbe stato disposto il trasferimento in ospedale, ma la vita del 28enne era ormai appesa ad un filo e nello spazio di poco tempo il suo cuore ha cessato di battere. Frustrazione, rabbia o dolore hanno fatto sì che gli amici e parenti del defunto creassero scompiglio al pronto soccorso rompendo attrezzature e altri oggetti vari. Anche in quel caso, dall'esito dell'ispezione cadaverica effettuata dal medico Giuseppe Algeri, si scoprì che la morte non poteva essere altro che collegata ai farmaci forti che assumeva per contrastare le varie patologie e non ad una overdose di droga come avevano già annunciato. A Modica ha sottoposto a sequestro un appezzamento di terreno di 48.000 metri quadri. Il nucleo operativo della Polizia Edilizia ed Ecologica ha appurato come il terreno in questione fosse soggetto ad opere di spietramento e movimento terra. L'affittuario dell'immobile, un modicano di 52 anni, non avendo esibito alcuna autorizzazione, è stato delegato alla Procura della Repubblica di Ragusa poiché i lavori erano stati eseguiti abusivamente in una zona a vincolo paisaggistico. Resta dove attualmente nel carcere di Caltagirone Davide Corallo, accusato di aver ucciso Peppe Lucifora, respinta dal riesame infatti la richiesta di scarcerazione. Dettagli nel servizio. Resterà in carcere Davide Corallo, il carabiniere accusato di aver ucciso la notte tra il 10 e l'11 novembre Peppe Lucifora. Corallo si trova già in carcere a Caltagirone dallo scorso 15 giugno, dove era terminato a seguito dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Ragusa, alla luce dei gravi indizi di colpevolezza raccolti dal RIS di Messina e dai carabinieri di Modica, tracce biologiche fresche trovate soprattutto all'interno del lavandino e sulla maniglia della porta del bagno. Secondo l'accusa, il carabiniere di Gelatana, che ha già confermato di aver frequentato la vittima, sentimentalmente legata a questa nei mesi precedenti al ritrovamento del corpo, non direbbe tutta la verità. Il suo DNA, infatti trovato nell'appartamento di Lucifora, non risalirebbe ai mesi prima dell'omicidio, come afferma l'indagato, ma è recente. Tutto farebbe quindi pensare che Davide Corallo sia stato l'ultimo ad aver visto in vita il noto cuoco modicano prima del suo ritrovamento riverso a terra seminudo e con la trachea spappolata, altro dettaglio che aumenterebbe i sospetti su Corallo, uomo palestrato e possente che avrebbe potuto benissimo tramortire con un pugno Lucifora e poi strangolarlo con una sola mano. Alla luce anche di questi particolari, il riesame ha quindi ritenuto opportuno rigettare la richiesta di rilascio avanzata dai legali di Corallo. Lo stesso, già interrogato per la seconda volta dai carabinieri, si era avvalso della facoltà di non rispondere, riconfermando solamente quanto dichiarato lo scorso febbraio. Corallo si era sempre detto innocente d'aver frequentato Lucifora, ma di non essere lui l'assassino. Inoltre, qualche giorno prima dell'arresto, sarebbe stato visto all'interno del Duomo di San Giorgio a Modica, santo patrono tanto amato anche da Lucifora. Tutto a conferma che i due si frequentavano e condividevano gran parte della propria giornata. Resta ancora invece avvolto nel mistero il movente dell'omicidio. Tra le piste più accreditate quella passionale, ma nulla toglierebbe anche a una morte legata a soldi. Ipotesi quest'ultima però in parte smentita dai familiari di Lucifora, che hanno più volte affermato che la vittima non possedeva beni di importante rilevanza economica, lasciando un'eredità più in negativo che altro. Trasferito all'ospedale San Marco di Catania, il 42enne bengalese è risultato positivo al Covid. Le sue condizioni sarebbero infatti peggiorate nelle ultime ore. La famiglia e la sua figlia, pure loro positive, restano invece in isolamento domiciliare nella loro casa a Marina di Ragusa. La famiglia era arrivata nel capoluogo ibleo negli ultimi giorni di giugno al ritorno dal Bangladesh e aveva fatto scalo sia a Roma e poi anche a Catania. Successivamente i tre componenti del nucleo familiare erano arrivati a Marina di Ragusa in Pullman.
Si è diffusa nella giornata di ieri la notizia dell'arresto dell'ex allenatore del Modica Calcio, Felice Melchionna, conosciuto per essere stato anche allenatore del Gaeta Calcio. Secondo le ricostruzioni, Melchionna era diretto in Sicilia, pensate, con in auto oltre 4 kg di cocaina. Sentite. Arrestato per detenzione e traffico di stupefacenti, Felice Melchionna, ex allenatore del Modica Calcio, oggi del Gaeta. L'operazione antidroga portata a termine dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Calabria. Grazie al fiuto dei cani antidroga, i finanzieri hanno individuato e contestualmente sottoposto a sequestro oltre 4 kg di cocaina, l'autovettura a noleggio utilizzata per il trasporto della sostanza stupefacente, nonché tratto in arresto in flagranza di reato il 51enne di Reggio Calabria, Felice Melchionna, ex allenatore tra i dilettanti di Interreggio, Gaeta e Modica, nonché già direttore tecnico del Siderno in eccellenza. Ad essere sequestrato anche ciò che è stato rinvenuto in sede di estensione delle attività di perquisizione agli altri locali rientranti nella disponibilità di Melchionna, trattandosi del corpo del reato e di tante cose pertinenti a esso. La successiva interlocuzione con il soggetto in argomento ha condotto i militari operanti a nutrire fondati sospetti circa la possibile detenzione di beni illeciti, motivo per cui si è proceduto all'avvio di iniziativa di un'attività di perquisizione all'interno dell'autovettura, nonché sulla persona. A seguito di specifiche segnalazioni delle unità cinofile antidroga impiegati, gli agenti sono giunti al ritrovamento di oltre 4 kg di cocaina, contenuti all'interno di 4 panetti ricoperti di plastica di colore nero, sigillati con nastro da imballaggio trasparente e con impresso un simbolo riproducente un ferro di cavallo. Le ulteriori attività di ricerca così condotte hanno consentito di ritrovare una bilancia di precisione perfettamente funzionante, un tablet, 4 telefoni cellulari e una documentazione varia attinente alle attività di traffico di droga perpetrate dall'indiziato. Al termine delle operazioni, Melchionna è stato tradotto in carcere, così come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura. Continuano le indagini sul ritrovamento del corpo di un muratore 58enne all'interno di un pozzo nelle campagne di Modica, incontrata Sant'Ippolito Trebalate. I motivi del suo gesto sono ancora sconosciuti, anche se l'ipotesi attualmente più accreditata sembra sempre quella legata al suicidio. A far luce su quanto realmente accaduto saranno i risultati dell'ispezione cadaverica da parte del medico legale. Pubblicata ieri dal Sole 24 Ore la classifica annuale di gradimento dei sindaci, che vede il primo cittadino di Ragusa, Peppe Cassia, al terzo posto a livello regionale. Notizia certamente apprezzata da Cassia, che afferma si tratti solo di un piccolo passo verso un risultato definitivo che arriverà soltanto a fine mandato. Sentite. Pubblicata ieri la classifica annuale dei sindaci più graditi ai cittadini italiani dal Sole 24 Ore, che vede il sindaco ragusano Peppe Cassia al terzo posto in Sicilia, 47esimo in Italia. Alla domanda se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l'attuale sindaco? Il 54,3% dei ragusani ha espresso il proprio consenso all'attuale amministrazione. Notizia certamente gradita al primo cittadino di Ragusa, che sempre ieri, appresa la notizia, ha affermato: «Accolgo con piacere», commenta Cassia, «il dato che certifica come i ragusani stiano apprezzando la bontà delle nostre scelte e il nostro modo di operare, ma non posso considerare quello che è un dato parziale come un risultato definitivo, che si avrà soltanto al completamento dei 5 anni». Al momento siamo davanti ad una cifra, senza dubbio positiva, che ritengo doveroso leggere innanzitutto come un richiamo alla responsabilità che questa amministrazione si è assunta di fronte a Ragusa e alla sua gente. Avere la fiducia dei ragusani, continua Cassia, deve essere uno sprone a fare sempre meglio, non solo un motivo di soddisfazione. So che la squadra di cui mi sono circondato è di prim'ordine e che insieme possiamo e dobbiamo fare ancora di più. Tanti risultati, tanti progetti che daranno i frutti nel prossimo triennio di mandato. Altri dovranno ancora prendere il via. I ragusani ci hanno scelti per migliorare questa città ed è ciò che faremo fino all'ultimo giorno. Solo allora potremo parlare di risultati. Per quanto riguarda il resto della classifica, a livello nazionale il primo posto è spettato al sindaco di Bari, Antonio De Caro, mentre il secondo al sindaco di Messina, Cateno De Luca, balzato agli onori della cronaca nazionale solo ultimamente con le sue tanto discusse barricate davanti lo stretto. Fanalino di coda il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, classificato all'ultimo posto.
Il governo Musumeci sembra stare guadagnando sempre più fiducia, collocandosi al 12° posto, aumentando del 6%. E ora lo sport con il calcio e con il cambio alla presidenza del Ragusa. Il dopo Nicola D'Amico si chiama Giacomo Puma, giovane imprenditore di 32 anni. Sarà lui a guidare gli azzurri verso un obiettivo di tutto rispetto. Sentite. Cambio al vertice del Ragusa Calcio. Da oggi il presidente degli azzurri sarà Giacomo Puma, recentemente subentrato a Nicola D'Amico. Passaggio di consegne ufficializzato ieri pomeriggio tra la proprietà uscente e il nuovo gruppo di imprenditori, che invece da questo momento in poi gestirà le sorti del sodalizio azzurro che comincia la propria avventura dal campionato di eccellenza. Il nuovo presidente è Giacomo Puma, 32 anni, è un giovane imprenditore che ha svariati interessi in più settori commerciali. Segue da sempre il calcio giocato ed è stato scelto dal gruppo che ha rilevato la società da Nicola D'Amico. Giacomo Puma sarà affiancato da Maneo Occhipinti, veterinario, Alessio Migliorisi e Giorgio Di Stefano, entrambi imprenditori, che avranno tutti il ruolo di vicepresidente. Il ruolo di amministratore delegato sarà ricoperto da Vincenzo Appiano, mentre Emanuele Di Stefano sarà il team manager. Si tratta di imprenditori che hanno a cuore le sorti del Ragusa Calcio e vogliono rilanciare la società nel segno della ragusanità. Dice il presidente Puma: stiamo partendo con questa avventura che sappiamo essere molto impegnativa per portare il Ragusa dove merita. Non abbiamo fretta, non vogliamo bruciare le tappe, ma vogliamo costruire un progetto di ampio respiro che coinvolga il territorio e che soprattutto tenga in considerazione il grande fermento giovanile che a livello sportivo la città riesce ad esprimere. Il settore giovanile sarà un nostro riferimento primario. Un messaggio lo voglio rivolgere ai tifosi: stateci vicino e soprattutto cercate di contagiare di entusiasmo quante più persone possibili. Perché è un lungo cammino quello che cercheremo di fare assieme e che dovrà portarci molto lontano. Bene, il telegiornale termina qui. A tutti voi grazie e buon proseguimento di giornata.